piace questa postazione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, sono Silvio, ci siamo qui tornati in un nuovissimo video. Come ogni lunedì e ogni venerdì alle 15:30 ci troviamo qui sul mio canale. Ma che sto facendo tipo uno spot. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video prank. Sì, era da tra virgolette tantissimo tempo che non ne facevo uno, se non da questa estate. Però comunque, come avevo già anticipato nei video precedenti, che vi invito ad andare a guardare se non li avete ancora visti, perché YouTube in questo periodo tra virgolette mi sta dando dei problemi, essendo che io comunque ho avuto un mese di assenza. Ma tranquilli che non sparirò più, perché come ho già detto ormai 27 milioni di volte, sono tornata completamente su YouTube. Quindi sono tornati i miei vecchi video, sono tornati i prank, torneranno anche le parodie, perché preparatevi. E niente, detto ciò ragazzi, io sono veramente super gasata perché sono le 2:15 di notte. Bene, sparatemi. E sono qui pronta per fare un prankone al mio BFF a distanza. Ma comunque, prima di iniziare questo video, volevo chiedervi assolutamente il favore, ragazzi, di farmi sapere qui sotto nei commenti, innanzitutto, se questa postazione per i video vi piace, perché sinceramente non mi dispiace. E, come seconda cosa, di farmi sapere quali prank fare e a chi specialmente. Quindi mi raccomando, sbizzarritevi con tante idee, perché io, ragazzi, ok, che sono l'influencer, devo creare io i video. Però anche io ho dei vuoti, anche io posso non avere idee. Quindi mi raccomando, aiutatemi voi a consigliarmi qualche video da fare qui sotto nei commenti. E se vedete che qualcuno ha già scritto il video che volevate scrivere voi, lasciate like al commento, così il commento sale e vediamo a quante persone piace il video scelto. Così facciamo in modo che alcuni video li scegliete voi da fare sul canale, ok? Ok, bellissima idea, sì, grazie perché l'ho fatta io. Bene, comunque, oggi siamo qui perché Fabio è il mio migliore amico a distanza. Ecco, il fatto è che c'è veramente un bel rapporto tra di noi. Quindi io sento sempre di dirgli tutto, lui mi dice tutto, gli racconto anche quando sbatto la testa al muro, lui quando sbatte le porte, cioè comunque ci raccontiamo tutto quanto. E oggi sono qui per trollarlo e dirgli appunto che mi sono ipoteticamente innamorata di lui. Ora, io non vorrei tanto che questa cosa saltasse, perché è una persona tra virgolette sveglia, anche se è stupida quanto me. Se questo video uscirà significa che è riuscito, se non uscirà non lo vedrete, quindi sto parlando da sola. Bene, io direi subito di iniziare comunque. Cosa scriviamo a Fabio? Cosa scriviamo a Fabio? Cosa scriviamo a Fabio? Amor, amor, qui stiamo parlando dei compiti. Oh, ascolta, dobbiamo parlare. Buttiamola così, tanto già so che adesso dirà è un prank. Però speriamo tanto che ci caschi, perché seriamente... Oh no no. Perché seriamente spero che tutto vada a buon fine e che io riesca in questa avventura. Ah, mamma mia, ok. Vai, sentiamo. Allora, hai presente che ti avevo accennato? Se scrivo male, ragazzi, tranquilli, tanto noi scriviamo sempre così, quindi a queste cose non ci facciamo caso. Qualche ora fa. Sinceramente non so nemmeno come impostare bene il discorso in modo che lui ci creda pienamente. Però spero soltanto che lui capisca al volo di cosa voglio parlare, così da evitare tutta la romanzina, eccetera, eccetera. No, non è presente in realtà. Ah, lo sveglio. Qualche ora fa dovevamo parlare, ma ti sei addormentato, come giusto che sia, perché le persone in teoria a mezzanotte e l'una dormono. Mi ci impegno a scrivere bene, seriamente, perché ho veramente, 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 veramente voglia di arrivare direttamente al punto senza curare qualche dettaglio tipo la scrittura, perché... parliamo ora, ok? Va bene. Non so nemmeno come impostarti il discorso. Il discorso, perché cioè dai, è un po' cringe. Vuoi che te lo dica direttamente o vuoi i giri di parola? Gli nominali piacciono sempre a tutti, però spero tanto che scelga il direttamente tra virgolette, anche se seriamente sono in panico. Come ti viene meglio? A posto, però vabbè, decido io. Come io lo imposto? Come io lo imposto? Come io lo imposto? Come io lo imposto? Come glielo imposto? Glielo imposto che glielo dico direttamente. Da qualche mese. Certo, raga, ho veramente una disabilità a scrivere. A sta parte che sento che il nostro rapporto sta
crescendo, quindi i sentimenti di conseguenza sono più grandi e credo di provare qualcosa di grande. Per dirtelo, però sai che ci diciamo sempre tutto e che non ci nascondiamo niente. Quindi nulla, spero tu abbia capito. Da parte tua non voglio che ricambi o altro, ma volevo solo che tu lo sapessi. And mi sudano le mani. Non so se effettivamente tutto ciò porterà ad una chiusura affrettata o a una relazione. Vai Fabio, diccelo. Ah, certo, immagino. Cioè, tempo fa c'era... Scusa? No. Wait. Raga, scusate il silenzio, sono un attimo in confusione. Sì. Ho un vuoto in questo momento, sapete? Cioè, non riesco... Serio? What the fuck? Ok raga, sono decisamente confusa. Sì, proprio sì, perché veramente sono... Cioè, non so bene cosa dire, ero partita con... Sì, adesso faccio, risolvo, bla bla bla. E poi... Non lo so. Ok. Ma io adesso sono confusa. Io e Fabio siamo conosciuti ad aprile, all'incirca. Poi abbiamo cominciato a parlare davvero tantissimo quest'estate, cioè parlavamo tutte le sere. Simpaticissimo. Parlavamo tutte le sere e il fatto è che lui veramente non mi ha mai parlato di questa cosa. Cioè, io adesso ho un vuoto. Mi dispiace per il silenzio tipo di 2-3 minuti / 4, non so quanto è durato il mio silenzio. Però veramente sono un pochino confusa riguardo questo punto di vista. Perché ripeto, io e Fabio abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto. Ci siamo sempre detti qualsiasi cosa, come appunto ho già anticipato. E tra virgolette sembra fatta apposta. Ragazzi, ho un vuoto in testa. Cioè, pensate adesso voi scrivete al vostro migliore amico, lui vi dice sì perché io mesi fa provo la stessa cosa. Però voi state scherzando. Cioè io adesso che faccio? Cioè adesso ci vado a discutere. Adesso finisce in discussione. Ok? Ora finisce in discussione però. Cioè ragazzi, seriamente, io adesso non vorrei che arrivassimo ad entrare nei dettagli. Però, cioè voglio tra virgolette fermarmi qui. Dico sempre tra virgolette perché vorrei continuare il video. Però allo stesso tempo non vorrei che dicesse qualcosa o che... Sì, seriamente ragazzi, andiamo a discutere se continuiamo a parlare di questa cosa. Perché ripeto, questo è un video fatto per YouTube. Era uno scherzo, non sto parlando seriamente. Però lui non ha nessuna telecamera, a meno che non mi sta facendo lui il prank. Però credo proprio di no. E questo è un problema. Assolutamente sì, questo sta diventando un problema. Bene ragazzi, siamo passati da prank a chiusura dell'amicizia. Ora io non so cosa fare. Ora io non so come dirtelo. No raga, seriamente mi sta prendendo veramente male perché... Mi sta spogliando tutto di mano, che novità, cavolo. Il fatto è che io volevo veramente fare soltanto un video per... No raga, ho un vuoto. Non so cosa fare, non so come dirglielo adesso. Cioè io potrei anche dirgli ehi ciao, guarda un prank, e mandargli la foto della fotocamera. Però si sentirebbe troppo preso in giro. No raga, seriamente ho un vuoto. Aiuto. No ma raga mi sento malissimo. Non so cosa dirgli. Non so come dirglielo, non so come dirglielo. Non so cosa fare, non so veramente che cosa... Non so muovermi in questo momento. Seriamente raga, preferisco parlare a voce. Anche se veramente stiamo finendo già. Ok, ho detto un secondo. Perché tutti i video che ho visto sugli altri canali non sono mai finiti così? Cioè forse alcuni erano anche belli, che finti . Lo chiamiamo assieme ragazzi, assistiamo qui tutti. Forse questo video non verrà caricato, perfetto, grande Silvia. È appena in fronte un'amicizia e perso un video. Ho il magone. Non so cosa dirgli. Non so se reagirà bene, non so se reagirà male, non lo so. I don't know. Oh. Oh, seriamente? Non so se ridere o piangere. Allora perché stai ridendo? Allora perché stai ridendo? Non lo so. Non mi pare . Seriamente? È una cosa seria. Seriamente sto per piangere. Te lo giuro, però se sempre viene da ridere. È bella strana sta cosa. Perché ti viene da piangere? Non lo so, perché ciò che mi hai detto mi ha colpito. Cioè mi ha lasciato un po'...
quando ne abbiamo parlato. Cioè, non me l'avevi mai detto sta cosa. E perché no? Perché non è una cosa importante. Ma certo che è una cosa importante, scusami. Non influiva sul rapporto, ovviamente. No, era soltanto una riflessione mia, comunque. È ok. Però c'è un problema. Ragazzi, ovviamente, non so come dirlo. E qual è il problema? Il problema è, non lo so, allora, io... Hai presente? Proprio... Mi prometti che non mi blocchi, per favore? Ti prego. Te lo chiedo per cortesia. No, no, non mi fare... Perché sicuramente... Forse ho distrutto tutto in un secondo. No, in 10 minuti, dai, non un secondo. Vedrò, sentiamo. No, niente, che ho visto che tutti facevano questo scherzo del mi sono innamorato di te. Allora ho detto ok, lo faccio anch'io. Solo che poi mi hai scritto quelle cose e ho fatto e adesso come recupero? E quindi adesso sto tipo col sorriso stampato in faccia e con le lacrime agli occhi. E non so cosa dirti. Cioè, mi dispiace pure ridere. Come, scusa? Seriamente mi dispiace pure ridere. Non sto nemmeno guardando la telecamera perché davvero non so cosa dire. Cringe. Io non so cosa dire. No, cioè, tu eri serio? No. Sì. No. Sì. No. Ah. Perché io adesso stavo registrando. Ah, stai registrando? Sì, stavo registrando e ho fatto sto video. Ciso Mimma! Come, scusa? Che te la stai ridendo? Nulla. Ma scusami, non ti sei arrabbiato nemmeno un po'? No, mi arrabbio tanto che mi arrabbio a fare, tanto dopo, appena chiudi la telecamera, ti richiamo e ti spiego in faccia, quindi... Ah, no, dai, stai scherzando o no? Seriamente mi sto prendendo male. No, non sto scherzando, infatti adesso ho preso la chiamata di blocco. Ma serio? Cioè, seriamente un vuoto. Sì, sono anche abbastanza incazzato. E non so cosa mi ferma dal prendere le parole. Stai ridendo. Beh, cosa dovrei fare? Mettermi a piangere? No, sinceramente non lo so nemmeno io, perché nemmeno io sto reagendo. Allora direi che questa contribuzione possiamo direttamente chiuderla qua. Vabbè, se non hai altro da dire, vai. Cioè, non posso fermarti, non posso impedirtelo. Non lo so, seriamente non so cosa dirti, mi dispiace. Cioè, da una parte mi ha fatto ridere fino a un certo punto. Poi ho visto che eri serio, ho fatto ah. E non sapevo più come recuperare perché era già fottuta la situazione. Ok. Dai, serio, stavi scherzando. Ammettilo che stavi scherzando, ammettilo che l'avevi capito. Ah, sì, mi sembra che sto scherzando. Non lo so, fino adesso hai riso, quindi non lo so. No, non stavo scherzando. Ottimo. Ok. Rapporti chiusi, ucciso. Dai, sai, vedi che non stai. Non lo so. Cioè, sinceramente non so cosa pensare perché mi dispiace. Però allo stesso tempo mi viene da ridere, però allo stesso tempo mi viene da piangere, quindi non lo so, è un miscluo di emozioni. Allora ripeto, questa competizione possiamo direttamente chiederla qua. E non so di nessuno di due cosa dire. Va bene. Ciao. Ok. No, davvero non lo so. Non so nemmeno come, tra virgolette, concludere il video, perché non...